Benvenuti sui massimi dei mercati azionari americani. Lo potete vedere qui, ad esempio, lo Standard & Poor's 500 è ai suoi massimi e così fa anche il Nasdaq. Di per sé non ci sarebbe niente di strano, infatti il mercato azionario la stragrande maggioranza del tempo lo passa in una fase bullish, quindi in cui il suo valore si incrementa. Quindi non vi preoccupate, è del tutto normale che siamo sui nuovi massimi. Però un po' un dubbio ci viene, diciamo, ma non è che magari un po' sopravvalutato questo mercato, non è che tra un po' crolla, c'è il patatracco, almeno una correzione. Questa è una domanda che dovremmo farci, che è lecito farci, solo che poi su YouTube va a finire che per cercare di capirlo, di prevederlo, si va a vedere, non lo so, se il gallo ha cantato 3 volte, quando è l'ultima volta che c'è stata una correzione, se magari c'era stata un'eclissi solare nei 3 anni precedenti. Trovano delle correlazioni inventate assurde. C'è qualcosa che invece può essere un po' più interessante, per esempio, vedere i price to earning, quindi capire se compriamo gli utili delle aziende a dei prezzi maggiori o superiori allo storico, alla norma. In effetti, già se vediamo questo parametro, sembra un po' costosetto il mercato, no? Guardiamo questo grafico. Cioè, in pratica, siamo vicini ai massimi di sempre, o almeno ai massimi, per esempio, di anni come il 2021, dove c'era una vera e propria bolla, era molto evidente, quindi diciamo effettivamente il price to earning ratio inizia a essere un po' costosetto. Ora, questo non vuol dire niente perché alla fine si può abbassare il price to earning, appunto, nel caso si diminuisca il price, oppure se aumenta l'earning, essendo una divisione. E per le prossime trimestrali io vi dico che ci possiamo aspettare dei numeri stellari. Infatti le aziende che hanno più importanza nell'indice Standard & Poor's 500 annunceranno degli earning veramente spaziali. Soprattutto quelle aziende che hanno investito tanto nell'intelligenza artificiale. Ma perché accade questo? Sia perché stanno vendendo bene i servizi basati su quello, sia anche perché cercheranno in tutti i modi di mostrarsi nella loro forma migliore. Prendete Amazon, Microsoft, Google, questi vendono servizi di intelligenza artificiale, quindi devono dimostrare a tutti i costi che anche loro hanno un aumento di produttività. Quindi devono dimostrare in qualche modo che a parità di personale, se non addirittura riducendolo, riescono a fatturare di più e a fare più utili. Queste aziende negli ultimi mesi si sono focalizzate su quello, quindi nel battere il ritmo sui propri dipendenti perché devono fatturare il più possibile. Sono sicuro che adesso a luglio vedremo i risultati di questa politica. Non so poi quanto sarà sostenibile nel lungo periodo, perché poi a un certo punto così apre il fianco ad altre società che magari decidono di limitare un po' l'utile nel breve periodo per investire nel lungo e quindi poi ti mettono i bastoni fra le ruote più in là. Però secondo me nel breve periodo queste aziende avranno degli utili pazzeschi. Fin qui tutto sommato tutto bene, quindi secondo me degli utili buoni su luglio con delle prospettive che magari iniziano un po' a ridimensionarsi. Però ci sono delle aziende che invece mi preoccupano un po' delle azioni. Sono delle azioni che hanno delle valutazioni completamente fuori di testa, in particolare due aziende ho in mente su questo, e che segnalano che c'è comunque uno sfasamento, uno scollamento tra il valore reale di quelle che sono le aziende e le azioni e quello che viene percepito dalla borsa. Vabbè, se seguite questo canale sicuramente conoscerete una di queste aziende, te la potete scrivere nei commenti insieme al mi piace che dovete mettere. L'altra azienda non ne ho mai parlato, ma magari si è intuito da qualche post. Vabbè, la prima azienda, senza girarci troppo intorno, è Tesla, che si è ridimensionata molto all'inizio di quest'anno, ma adesso è tornata a fare prezzo intorno ai 250 dollari, ancora lontano dai 400 dollari folli del 2021. Però, se ci facciamo caso, comunque, insomma, ha preso veramente una via verso l'alto che secondo me è completamente immotivata. L'altra azienda che sta invece andando sui prezzi bollosi del 2021 è anche Palantir, un'altra azienda abusiva delle AI. Vediamo qui la sua quotazione intorno ai 27 dollari, che non è troppo lontana dai prezzi che aveva raggiunto nel 2021. Queste due aziende, in modi diversi, rappresentano effettivamente uno scenario di bolla. La mia convinzione è che degli investitori istituzionali seri che siano in grado di analizzare le aziende non possono investire in Palantir e Tesla a questi prezzi. Quindi, per me, se raggiungono questi prezzi, queste aziende vuol dire che ci sta investendo magari l'investitore retail o comunque un investitore che non è in grado di fare analisi di aziende.
perché appunto il valore è completamente scollato dalla realtà. Quindi quando arrivano questi segmenti di investitori nel mercato, vuol dire che poi non rimane granché a parte questi. Questi sono gli ultimi ad entrare. Quindi se sono entrati loro, che vivono di queste fantasie su Tesla e Palantir, evidentemente diciamo il mercato può solo scendere dopo di questo. Quindi credo che dopo gli earnings io mi aspetto qualche correzione. Ciò non toglie che luglio è sempre un buon mese, io comunque sono completamente investito sull'azionario, sui miei titoli. Cerchiamo un po' di capire, comunque ora voglio parlarvi di queste due aziende. Cosa non mi convince di Tesla? Ne avevo già parlato in un video mesi fa e poi effettivamente da allora Tesla è scesa di brutto come prezzo, per poi adesso risalire quasi del 40% nell'ultimo mese. Il problema è che Tesla ha un business legato al mondo delle auto, infatti oltre l'80% di quello che fattura è legato alle auto, e ha dei multipli di aziende invece di software. Il punto è che Tesla i software in senso stretto non li fa. È un'azienda che al momento fa auto e tutt'al più un po' di appliance energetiche, gli accumulatori, le batterie anche per la casa. So che faceva pannelli solari, fa le colonnine, ok, ma sono comunque dei business che non hanno le marginalità del software, sono comunque dei business similari, se vogliamo, a quelli dell'auto, cioè comunque dove ho dell'hardware può produrre del reddito, ma senza esagerare. Cioè, ricordiamoci che Tesla ha una capitalizzazione di oltre 700 miliardi, ma secondo le mie stime il suo valore dovrebbe essere di 100 se valutato come azienda automotive, e sarebbe già alto, dovrebbe essere di 50 in realtà, però facciamo pure 100. Vuol dire che è valutata 7 volte il suo reale valore. Perché? Perché si scontano, diciamo, dei nuovi business fantasiosi che assolutamente non esistono se non in dei video e che tanto piacciono ai fanboy, quindi al mercato retail, che ovviamente si prenderà l'ennesima mazzata su Tesla. Uno di questi riguarda il famoso Optimus, quindi un presunto robot umanoide che dovrebbe permettere a Tesla appunto di vendere questi prodotti nelle aziende o quasi come un maggiordomo robotico. Ovviamente questa è una totale invenzione, non esiste niente di tutto ciò, è un prodotto per cui assolutamente non c'è in questo momento la tecnologia. L'intelligenza artificiale fa delle cose fighissime, ma è lontana anni luce da poter essere inserita in un robot autonomo, cioè è proprio un'invenzione assoluta. Anche se esistesse qualcosa del genere, di sicuro non è Tesla quella che ha la tecnologia per farlo, quindi è proprio una completa invenzione, solo dei fanboy se la possono bere. L'altra semi-invenzione è quella della guida autonoma, cioè praticamente Tesla ha sicuramente una guida autonoma molto sofisticata, molto avanzata, ho visto dei video dove riesce a guidare per ampi tratti anche in città senza interventi, ma in ogni caso ricordiamoci che devi avere un'autorizzazione a poter guidare da sola, quindi tu puoi anche essere in grado di guidare da solo, ma se non hai l'autorizzazione non te la danno. E Tesla al momento ha una guida autonoma che comunque necessita della supervisione umana. Perché? Perché anche se vi andate a vedere i video su internet, scremando da tutti quelli dei fanboy che sono la stramaggioranza, questa è la grande forza di Tesla, di essere sui social molto presente, di avere questi fanboy che sono ottusi, cioè pensano che Tesla è una divinità, non riescono ad avere un giudizio negativo, però quando riuscite a trovarli in realtà vedete che ci sono degli episodi in cui si rischiano degli incidenti, non sono cose frequenti, però accadono, cioè non ti danno la possibilità di guidare in maniera autonoma se una volta ogni 10 ore tu rischi un incidente, perché comunque per quanto raro è una cosa che non dovresti fare. Quindi questa tecnologia non c'è, non esiste, sì c'è un supporto alla guida molto figo, molto utile, ma non si riesce a creare un business di robotaxi. E anche se ci esistesse, come avevo già spiegato nel video, potrebbe essere tranquillamente qualcosa che non è profittevole. La stessa Uber non è che faccia sti grandi guadagni. Quindi Tesla si basa su queste fantasiose illazioni sul suo futuro che comunque non sono assolutamente dimostrate né da un punto di vista tecnologico né da un punto di vista di modello di business, non è minimamente dimostrabile che saranno profittevoli. Passiamo ora a Palantir, che se vogliamo è anche, no, non è peggio di Tesla, però più o meno siamo sullo stesso andazzo. Quindi noi abbiamo un'azienda che fa qualcosa di buono, un ottimo prodotto, ma che viene raccontata sui social come un'azienda che ha un prodotto assolutamente esclusivo, un po' misteriosa,
Per cui, diciamo, su questa hype arrivano frotte di investitori retail che buttano i loro soldi in questa azienda. Per essere chiari, Palantir fa dei software principalmente legati al mondo dell'analisi dei dati e che, per quanto sofisticati, fighi e riconosciuti da quelli del settore come software di altissimo livello, hanno assolutamente delle loro controparti da prima che Palantir esistesse in altri software. Per esempio, Microsoft fa Azure Fabric, quindi che è una piattaforma di analisi dati, c'è Databricks, Snowflake, sebbene un po' diversa, comunque opera in quel settore lì, c'è Google, cioè ce ne sono tantissimi. La particolarità di Palantir è di essere stata brava a intercettare esigenze nell'ambito, per esempio, della difesa, della sanità, ed è meno presente invece nel mondo commerciale, dove i player che dicevo prima da anni e anni, da decenni, dominano la scena. Questa premessa per dire cosa? Per dire che non c'è un fattore di esclusività su Palantir. Addirittura la tecnologia su cui poi si basa il software non è neanche, non lo so, oggetto di un brevetto, okay, ma è la tecnologia open source, quindi una tecnologia su cui chiunque altro può costruire software analoghi, e infatti già ce ne sono. La sua grande forza è probabilmente avere un grande marketing, avere questo concetto di vendita che si rivolge direttamente al CEO, mentre gli altri storicamente si rivolgevano magari ai dirigenti nell'ambito IT. Però quello che accade tipicamente, lo leggete informandovi un po' in giro, è che il CEO compra Palantir perché lo convincono che è la cosa migliore da fare, perché magari non è consapevole di tutto il panorama. Dopo 3-4 anni dicono sì, bellissimo, fighissimo, ma comunque costa troppo, cioè costa una roba tipo 4-5 volte quello che costerebbe un'alternativa degli altri player. Ovviamente ha dei vantaggi, quindi ci sa che costi un po' di più, ma costa troppo di più. La cosa che mi preoccupa di Palantir è che, nonostante non abbia sto prodotto così esclusivo, sì, è un prodotto ottimo di qualità, ma ok, ci sta, tra parentesi, non è un play della generative AI, cioè non c'entra niente con la generative AI Palantir. Sì, ok, c'entra un po', ma non dovrebbe, è un po' abusiva la sua crescita sull'onda della generative AI, perché non è un player principale. Ma la cosa che mi preoccupa di Palantir è un po' il suo conto economico. Paradossalmente la cosa che mi preoccupa è che abbia un utile di quasi il 20%, o forse il 16%, comunque un utile. Palantir, nello stadio in cui si trova, di azienda che vuole crescere nel mercato, per come la vedo io dovrebbe avere adesso i conti in perdita, dovrebbe perdere soldi. Perché? Perché mi aspetto che investa tantissimo, che investa in marketing, in sales, in ricerca e sviluppo, per guadagnarsi il suo mercato, è ancora un player di nicchia. Invece no, ha i conti perfetti. Questo mi fa pensare che la dirigenza e il CEO sia molto, diciamo, in quel processo in cui vogliono far vedere che l'azienda è profittevole, vogliono far crescere artificiosamente il suo valore in borsa, però mettendo a repentaglio la sua crescita futura. E infatti, per esempio, prendiamo come riferimento, come confronto, Snowflake, perché è un'altra azienda che si occupa di dati e basta. Non potrei confrontare Palantir con Microsoft, perché Microsoft fa quello che fa Palantir, ma fa anche tante altre cose, mentre Snowflake fa solo analisi dati. Allora, per esempio, Snowflake non fa utile, perde soldi. Fattura di più di Palantir, più o meno Palantir sta sui 600 milioni a quarter e Snowflake sugli 800, però Snowflake sta crescendo di più. Evidentemente sacrifica un po' di utili oggi per crescere di più e prendere quote di mercato, ed è la cosa normale che mi aspetto da un'azienda in crescita. Quindi abbiamo Snowflake che cresce del 30%, Palantir di un 20%, che ovviamente non è poco, ma se sei un'azienda tech crescita ancora tutto sommato piccola, beh, non è neanche tanto. Quindi un'azienda che cresce in maniera abbastanza anemica, visto il settore in cui si trova e viste le sue ambizioni, che nonostante ciò è prezzata a valori molto più alti di quelli di Snowflake. Se vediamo il price to sales, viene fuori che Palantir sta intorno ai 25, che è una cifra altissima, e invece Snowflake è intorno ai 15, nonostante Snowflake cresca di più di Palantir. Quindi non c'è nessuna ragione razionale per cui Palantir debba avere questa quotazione, se non il fatto che siano arrivate frotte di retail inconsapevoli e un po', diciamo, che si fanno abbindolare dal marketing che c'è dietro questa azienda. Quindi Tesla e Palantir hanno quotazioni fuori dalla grazia di Dio. Tesla, vabbè, almeno secondo me 7 volte il suo valore reale,
Palantir un po' meno, varrà secondo me la metà. Tutte e due queste aziende hanno avuto i loro massimi nel 2021 e non penso sia un caso, no? Nell'apice dell'euforia del retail, della borsa. Credo che dietro le loro quotazioni ancora una volta ci siano investitori retail con la loro ingenuità e che quando salgono sul carro sostanzialmente è già tardi, quindi mi aspetto un ritracciamento e un po' di panico nei mesi autunnali, all'inizio di settembre, magari già ad agosto.